Damiano Sorrentino, che cosa non è andato quest'oggi nella sfida contro lo United? Ebbene, sapevamo il valore tecnico di questa squadra, sapevamo a cosa andavamo incontro e siamo venuti qui consapevoli del fatto che dovevamo fare una grandissima partita per tamponare le loro offensive. E purtroppo noi non ci alleniamo al coperto e il freddo l'ha fatta da padrone. Queste vacanze di Natale praticamente ci siamo allenati, abbiamo cercato di fare il possibile, diciamo così, e non siamo più come all'inizio delle vacanze fisicamente. Questo una squadra com'è, preparata come lo United non perdona. Nonostante ciò, il primo tempo comunque in campo abbiamo provato a fare il nostro gioco, ma poi abbiamo fatto errori proprio individuali, piccolezze che ovviamente una squadra preparata come loro perdonano mai. Infatti ogni errore andavano lì a far gol, e ovviamente una volta preso un passivo di 4-1 era difficile rimontarla lì nel secondo tempo. L'abbiamo provato, però poi ripeto, fisicamente non stiamo al massimo e quindi non ci siamo riusciti. Complimenti all'Unione d'Aprilia, squadra comunque di categoria superiore, nulla da dire. Si è chiuso il girone di andata, comunque un tuo bilancio su queste prime 13 partite? Sì, allora, calcolando che noi siamo una squadra a costo zero, una squadra che una squadra di amici, una squadra che non punta a nulla, a nessun salto di categoria, ma stiamo andando avanti con le nostre forze, semplicemente di vediamo dove possiamo arrivare, però senza nessun tipo di obiettivo. Il bilancio è stato, inizialmente siamo partiti male, subito due partite zero punti, pensavamo infatti a una stagione tutta in salita, poi di lì abbiamo cominciato a vincere, abbiamo continuato a vincere e vincere fa continuare a vincere. Quello è successo e abbiamo vinto prende tutte le partite fino ad oggi, dove abbiamo incontrato questo Super United d'Aprilia che, ahimè, ci ha battuto. Bilancio positivissimo comunque, proprio per il fatto che siamo una squadra di amici, questo terzo, quarto, adesso non so la classifica come le altre squadre cosa hanno fatto, però comunque un'andata sicuramente positiva per lo Sport Country Club. Mister Serpietri, per avere ragione di questa che possiamo definire insomma la rivelazione di questo campionato, ci voleva una grande United e oggi l'abbiamo vista. Sì, fortunatamente sì, dico fortunatamente perché comunque veniamo da partite dove c'è stato, diciamo, qualche calo nell'arco della partita. Fortunatamente oggi pure io ho visto una grande United dove in pratica in tutti gli archi di 60 minuti hanno giocato, hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto, quindi credo sì, una grande partita contro una grande squadra. Grande concentrazione, soprattutto forse è stata questa la chiave del match, non si è mollato nulla neanche sul 3, sul 4-1. No, sì è vero, perché comunque quando cominci a essere una squadra, la mia è una squadra bella da vedere, comunque è inutile nascondersi. Però delle volte ecco, si specchia, bravissimo, quindi il troppo essere bello delle volte non paga. Quindi diciamo che noi siamo un gruppo nuovo, perché io dico sempre che questa squadra è stata creata, è vero, ad agosto, ma diciamo che dei vecchi sono rimasti in tre, quindi so vari pezzi, quindi ci è voluto del tempo, poi comunque caratteri forti. E diciamo che adesso c'è un po' la quadratura la chiusura del cerchio, quindi si è formato un bel gruppo, i ragazzi comunque scherzano, ridono, stanno insieme anche al di fuori, si aiutano e credo che per noi adesso comincia il campionato. Io l'ho detto a loro, ogni partita per noi è una finale e credo che in questo momento stiamo rispecchiando un po' tutto quanto quello che avevamo detto in agosto, che comunque dobbiamo stare là sopra. E credo che il campionato non è finito, si deciderà alle ultime giornate, e anche perché adesso ci saranno tutti scontri diretti, quindi 3-4 giornate già comunque la classifica si allunga o si accorcerà, non si sa. In Coppa stiamo andando bene, abbiamo fatto l'altro turno di Coppa, abbiamo vinto 11-2 contro un'ottima squadra, anche al di là del risultato, ma in Coppa a differenza del campionato e giochi a specchio, no? Quindi perché non hai poi, nel senso, non puoi difenderti come fanno un campionato per strappare anche un punticino. Quindi giochi a specchio e quando viene a giocare a specchio con me la soffri, fai fatica. E quindi diciamo che ecco, stiamo tornando quello che avevamo detto in estate, che è una grande squadra.
Thank you.